Siediti, Bob. Non sono felice, Bob. Non sono felice. Chiedimi perché. D'accordo. Perché? Perché cosa? Specifica, Bob. Perché lei non è felice? I tuoi clienti mi rendono infelice. Perché? Si sono lamentati? Le lamentele? Posso gestirle. Ma non posso gestire l'inesplicabile conoscenza che hanno i tuoi clienti degli intimi meccanismi della Shulker. Sono esperti. Esperti, Bob. Sfruttano ogni ambiguità, evitano tutti gli ostacoli, trovano il modo di fregare la burocrazia. Ho fatto qualcosa di illegale? No. Vuol dire che non dobbiamo aiutare i clienti? La legge mi impone di rispondere di no. Noi dobbiamo aiutare la gente. Noi dobbiamo aiutare la nostra gente. A cominciare dai nostri azionisti, Bob. Chi li aiuta i nostri azionisti, eh? Devi sapere, Bob, che un'azienda è come un enorme orologio. È come un enorme orologio. Sì, precisamente. E funziona solo se ogni piccolo ingranaggio si compenetra con gli altri. Ecco, un orologio deve essere pulito, ben lubrificato e caricato a dovere. Gli orologi migliori hanno rubini negli ingranaggi. Ingranaggi che funzionano, fatti per cooperare. Questa è una metafora, Bob. Lo sai cosa intendo per ingranaggi che cooperano? Bob? Bob? Guardami in faccia quando ti parlo! Da! Quell'uomo là fuori, gli serve aiuto! Non cambiare argomento, Bob! Sto parlando del tuo modo lo di fare! Lo stanno rapinando! Speriamo che non sia assicurato con noi! Torno subito! Fermo dove sei! O ti licenzio! Chiudi la porta. Torna qui subito. Non sono felice, Bob. Per niente. L'ha fatta franca. E meno male. Per poco non perdevi il... Oh! Santo cielo, che è successo? Oh, oh.